Pronti? Vai, vai. Un'ottima partenza per te e anche per la Roma, che ha avuto solo un piccolo calo fisico forse nel secondo tempo. Ma è normale dopo una partenza forte come il nostro primo campo. Penso che neanche in preparazione abbiamo giocato così bene. Penso che potevamo chiudere anche prima la partita, però il calcio è anche questo, e rischiavamo anche di prendere l'1-1 pari, ma l'importante è aver chiuso la partita con i 3 punti. Ecco, tutti vi danno per favoriti, voi sentite così all'interno dello spogliatoio, percepite questa cosa, siete i favoriti quest'anno? Io penso che chi non è convinto di quello non dovrebbe neanche stare qua, perché penso che la squadra sia rinforzata. Sappiamo di essere forti e possiamo giocarcela fino alla fine con tutti, quindi la squadra è forte, oggi è dimostrata di essere forte e speriamo di arrivare forte fino alla fine. Raggia, per tutti questa sera sei stato il migliore in campo, però oltre alla tua prestazione anche l'ingresso di Keita ha dimostrato che la Roma quest'anno ha un centrocampo stellare, è il più forte in Italia? Ma di questo non voglio parlare, perché l'importante è che la squadra è la più forte, perché se io devo parlare adesso del centrocampo penso che non starò facendo il mio lavoro. Io penso che devo pensare che ognuno di noi deve sempre dare il massimo di se stesso, poi alla fine del campionato si può parlare di chi è stato più forte e chi no. Io penso che la squadra è fatta forte per vincere lo scudetto e dimostriamoci adesso di essere forti. Racia, non so se hai avuto l'occasione di farlo, però volevo avere un commento da te sul girone di Champions che è uscito alla Roma. Ma partiamo da outsider, quindi penso che possiamo giocarci tutte le partite tranquillamente alla pari come gli altri, perché da perdere su carta non abbiamo niente, quindi cerchiamo di strappare qualche punto, magari perché no la qualificazione. Grazie ragazzi. Ciao.